Le 9 e 28 minuti, grazie per essere ancora qui con noi su Padre Pio TV per questa puntata di Just Today, sabato 18 febbraio 2023. Vi ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp che è il 331-7378-033 se volete interagire con noi durante questa puntata. Dovremmo avere in collegamento la dottoressa Sandra Sarti. Grazie Buongiorno. dottoressa, eccoci qui, Grazie a buongiorno, voi, buongiorno a tutti. grazie per aver accettato il nostro invito, presidente della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre Italia. E dottoressa, lei soprattutto ieri è stata presente presso la sala stampa della Santa Sede per la presentazione del messaggio per la Quaresima 2023 di Papa Francesco. Ricordiamo il titolo: Ascesi Quaresimale, itinerario sinodale. Il Santo Padre parla in questo messaggio in qualche modo di immedesimarsi un po' a fare questo cammino con Gesù, a salire in qualche modo anche con lui sul Monte Tabor. Ci dice il Santo Padre, parla di un'ascesi per superare le nostre mancanze di fede e le resistenze a seguire Gesù sul cammino della croce. Farlo in modo da essere animati dalla grazia. In che direzione stiamo andando con questo messaggio di questa Quaresima 2023? Beh, io penso che assolutamente il Santo Padre abbia voluto evidenziare come il mistero della trasfigurazione, che è un mistero luminoso, ci riporti un po' all'essenza del nostro rapporto con Dio e ci chieda proprio in questo tempo di Quaresima di contemplare, di ascoltare e di ripartire. E penso che mai lo ha anche sottolineato Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Cerni. Penso che mai come questo momento in cui l'umanità è colpita dalla guerra in Ucraina, la pandemia, il terremoto, una serie di guerre e di conflitti, non soltanto in Africa, una serie di ingiustizie diffuse in tutto il mondo. Noi cristiani abbiamo bisogno proprio di raccoglierci in preghiera per portare avanti questa contemplazione e trovare la forza di ripartire, non solo da soli, ma trascinando con noi altri in un cammino insieme, in un cammino che appunto è un cammino di fratellanza, di solidarietà e di anche fatto di ascolto, perché la parola chiave del messaggio del Papa all'interno dell'episodio evangelico della trasfigurazione era proprio quella dell'ascolto, ascoltatelo, no? Ascoltate, il Padre dice ascoltate lui che è mio figlio, ma lo dice a tutti i cristiani e dice che l'ascolto va rivolto non soltanto alla voce di Dio, ma dopo aver ricevuto la grazia dell'ascolto, del dono di Dio, l'ascolto va rivolto ai fratelli che soffrono, ai fratelli che hanno bisogno di aiuto. Ecco, questo è il messaggio centrale che il Papa ha voluto dare, il Santo Padre, al percorso di Quaresima che stiamo cominciando a percorrere. Dottoressa Sarti, parlando della grazia, il Santo Padre dice nel suo messaggio anche l'esperienza di grazia non deve essere solitaria, ma deve essere un'esperienza condivisa, che poi è un po' in qualche modo anche la mission, l'attività che poi viene portata avanti da lì con la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre Italia. Lo ricordiamo, una fondazione pontificia. Lei per molti anni è stata a servizio della Repubblica, è stata un prefetto della Repubblica. Oggi è al servizio della Chiesa in questa missione. Qual è la missione effettivamente di aiuto alla Chiesa che Soffre Italia? Cosa possiamo fare? Abbiamo visto prima anche il vostro sito web, lo ricordiamo, acs-italia.org. Grazie. Allora, intanto per me è un grande onore poter mettere a servizio anche della Chiesa, diciamo, l'esperienza che ho raccolto e che ho costruito in tanti anni in cui mi sono dedicata per motivi professionali al tema dell'immigrazione sui tavoli italiani, sui tavoli europei, è un tema che conosco e quindi è un tema che riguarda l'umanità e proprio questo tema che riguarda l'umanità mi ha avvicinato a trattare
a continuare a trattarlo anche nell'ambito della Chiesa, a cui io da sempre mi sono comunque dedicata. E è stato per me un grande onore avere l'opportunità di presiedere aiuto alla Chiesa che soffre, che appunto, come diceva lei, è un'istituzione importante, un'istituzione pontificia, eretta fondazione pontificia nel 2017 da Benedetto XVI, ma che opera come organizzazione a supporto dei cristiani che soffrono fin dal 1947, fin dall'immediato dopoguerra. E quindi la sua mission è proprio quella di aiutare i fratelli di fede che soffrono. E quindi questa nostra mission si identifica con quello che è il messaggio del Santo Padre e quello che ho cercato di mettere appunto in risalto ieri, quando il Santo Padre dice che bisogna ascoltare i volti e le storie di coloro che hanno bisogno di aiuto. Ecco, per noi coloro che hanno bisogno di aiuto sono anche i 416 milioni di cristiani che vivono nel mondo. Pensi che sono 26 le nazioni del mondo in cui ancora oggi sembra veramente paradossale, è molto forte il fenomeno, è presente purtroppo il fenomeno della persecuzione. E ci sono anche 5 miliardi e 200 milioni di persone a cui nel mondo oggi è negata la libertà religiosa. Negare la libertà religiosa vuol dire fare una violenza tremenda nei confronti dell'animo, vuol dire negare e impedire l'espressione della propria intima fede, che è un qualcosa che noi portiamo dentro come un valore profondo che ci sorregge, quindi vederlo spezzato, vedere di non poterlo manifestare, perché tanti cristiani non possono in quei paesi andare a messa, o se ci vanno rischiano addirittura la vita. Questa è una violazione gravissima. E quindi l'attività di ACS si rivolge proprio a supporto di queste persone. E ovviamente in questo periodo quaresimale il nostro intento è quello di fare focus sulla Nigeria, perché lì abbiamo visto, e lo ha denunciato anche il rapporto recente di ACS, e il direttore di ACS Alessandro Monteduro lo ha detto in molteplici interviste, la situazione si è veramente aggravata. Pensate che tra il 2021 e il 2022 sono stati uccisi 7.600 cristiani in quel luogo, anche perché poi quel luogo è pestato, diciamo, dalla presenza di gruppi terroristici. Ma quindi il focus quaresimale sarà sicuramente sulla Nigeria, ma non di meno in questo momento ACS sta dando ascolto alle voci che si levano purtroppo dalle rovine ancora fumanti del terremoto che ha distrutto, che ha sconquassato la Siria e la Turchia. E naturalmente per noi ACS arrivare in Turchia e portare il nostro aiuto in Turchia è un po' più difficile, perché le organizzazioni religiose in quel paese non godono di una totale libertà di movimento, a differenza invece della Siria, dove c'è una rete di chiese con le quali siamo in contatto e attraverso le quali stiamo veramente facendo molto. Abbiamo già raccolto oltre mezzo milione di euro che stanno crescendo grazie ai donatori in via abbastanza in modo accelerato, e noi lì porteremo beni primari come per esempio il latte a lunga conservazione, l'acqua, ma porteremo anche dei team di specialisti che possano vedere le condizioni delle case che ancora sono in piedi, per vedere se sono abitabili o no, e quindi non solo nell'immediato ma anche con la prospettiva di aiutare la ricostruzione. Grazie dottoressa Sandra Sarti per essere stata con noi, presidente della Fondazione di Aiuto alla Chiesa che Soffre Italia. Ricordiamo nuovamente il sito per chiunque volesse avere informazioni, essere aggiornato sull'attività della Fondazione, www.acs-italia.org. Grazie ancora per essere stata con noi, buona giornata. Buona giornata a tutti, molte grazie. E noi nel frattempo andiamo dritto al cuore con Don Francesco Armenti.